Buongiorno a tutti, sono un alunno di prima F, siamo nel laboratorio scientifico della sede Saint-Gobain ed oggi andremo a dimostrare la cromatografia su colonna tramite questo esperimento. La cromatografia quindi è una fase di separazione che ci permette di separare i miscugli anche più complessi e si compone di due fasi, una fase stazionario fissa e una fase mobile eluente. La separazione avviene per le diverse velocità con la quale la fase stazionaria passa sotto l'effetto della fase mobile. Andiamo a prelevare con una pivetta una goccettina di acetone, che in questo caso è il nostro eluente, e l'andremo a versare in ogni becher. Adesso andiamo a versare questo fogliettino carta con il pennarello del colore derivato. Il nostro scopo sarà quello di separare i due colori primari. L'alcol piano piano dovrà, l'acetone piano piano dovrà salire e dovrà separare. Dopo aver atteso qualche minuto con la carta immersa all'interno dell'alcol, possiamo notare che i colori secondari si sono scomposti. In questo caso il nero si è scomposto in verde, giallo e ciano, il verde si è scomposto in blu e giallo e nell'arancione possiamo notare un piccolo tocco di giallo. Iscrivetevi al liceo classico Giannone dalla prima F.